Ciao. Calvina. Fai cosa? È 3 ore. Thank you.
Si sente più casinato. Sì. Cittadini, considerata la lunga e gloriosa tradizione che vuole a Pelago ogni 7 anni, con la massima solennità possibile, la festa grossa in onore del Santissimo Crocifisso, custodito e venerato nella chiesa della compagnia, visto quanto il passare del tempo, lungi dall'aver spento l'interesse per essa, abbia fatto registrare in questi anni una rinnovata attenzione e partecipazione corale. Nel ricordo delle precedenti edizioni del 1993, del 2000, del 2007 e del 2014, nelle quali tutta la cittadinanza ha gioito dilettandosi per le tante iniziative, per l'autorità conferitaci, oggi, sabato 10 settembre, nell'anno del Signore 2022, proclamiamo solennemente aperta questa nuova edizione. Che la festa abbia inizio. Essa sia tempo di preghiera
che di riscoperta della propria fede. Tempo di fraternità, di pace, tempo di solidarietà con chi soffre e con chi è nel bisogno. Tempo di grazia per grandi e piccoli, per tutti, vicini e lontani, che ad essa prenderanno parte. Cavalieri, portate a tutti questo messaggio. Che finalmente si sia dato il via ufficialmente alla Festa Grossa. L'aspettiamo da 8 anni. Doveva essere l'anno scorso la cadenza settennale, ci aspettava, non ce l'abbiamo fatta, ma è valso la pena aspettare. Io devo dire tanti grazie, devo dire grazie al Comitato Festa Grossa che da mesi sta lavorando per realizzare questi giorni di festa, donne e uomini che gratuitamente hanno rinunciato a momenti con la famiglia, a momenti di lavoro, a dopo cena, a riposo, solo per farci stare bene in queste giornate. Ringrazio la Proloco che si è spesa tantissimo in affiancamento al comitato, a tutte le associazioni di Pelago che non hanno fatto mancare il loro contributo, a ogni singolo cittadino che si è dato da fare. Ieri sera mi avete regalato una bellissima immagine, verso le 6 stavo rientrando a Pelago per andare in castello alla presentazione di un libro e appena ho incominciato ad arrivare verso zona Casenove ho visto delle macchie di colore di cittadini che stavano addobbando il nostro paese.